qualche minuto per i risultati delle giurie, ma noi sappiamo che in un palco c'è Stefania Casini, eh? E allora facciamo subito la conoscenza con Stefania Casini, so che da qualche parte e il nostro regista Moretti la inquadrerà, eccola qui. Eccomi qua, signori e signori, buonasera, che paura, sono in diretta. Dunque, io ho detto in anteprima Sanremo che ero un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, se di meraviglie si può parlare a Sanremo. Cioè, io non ho mai assistito a un festival, non sono dentro ai problemi della musica leggera, e però sono venuta qui per stare a contatto per 3 giorni con i discografici, con i cantanti e con i giornalisti. A proposito dei giornalisti, io ho visto in anteprima Sanremo, gli sono state rivolte delle domande ben precise e loro, bravi, bravi, computini, hanno detto: ma questo pezzo, sì, l'arrangiamento mi sembra giusto, una canzone difficile, eccetera, eccetera. Però a casa si sono messi e hanno scritto delle cose tremende su Sanremo. Allora a me naturalmente è venuta la prima domanda da fare, allora Sanremo che cos'è oggi? L'ho chiesto ai discografici che sono i diretti interessati di questa cosa e loro mi hanno detto: ma Sanremo oggi è la manifestazione promozionale più importante in Italia. Promozionale cosa vuol dire? Vuol dire che questi cantanti che passano qui in un passaggio televisivo, e infatti qui abbiamo la televisione per tutta la trasmissione, abbiamo le case discografiche più importanti presenti, vengono qui e hanno bisogno di questa promozione. Allora io ho chiesto: ma allora perché non ci sono i grossi big, quelli famosi, quelli che non sono qua? E loro mi hanno detto: beh, i big non ci hanno bisogno di questa promozione. I cantanti invece, un po' cattivi, mi hanno detto: eh no, loro ci hanno paura della gara. Allora io qui c'ho un ospite d'eccezione, che è Giuliana Cinquetti, e a lei... a lei che ha 16 anni... è stata così portata su un palcoscenico, è diventata una grossa big, voglio chiedere: la gara, che è la cosa rimasta di Sanremo, la gara che cosa ti ha portato? Ti ha galvanizzato o ti ha fatto una paura tremenda che magari non riuscivi a neanche a parlare? Sì, mi ha fatto una paura tremendissima, proprio gola secca, incapacità di respirare, sensazione di morte imminente, invece non si muore mai di paura. Che punto siamo? E, però nello stesso tempo una grandissima emozione e anche qualcosa di positivo, un po' credo la sensazione del giocatore d'azzardo. E, comunque volevo dire che questo Sanremo, ho visto quello che ho visto finora, mi è piaciuto molto, e quindi tu hai detto non ci sono i big, ci sono i big. Sono d'accordo con te, mi sembra che il livello professionale è altissimo a questo Sanremo. Sì, ecco, quindi io faccio molti auguri a questi cantanti che ho visto, e secondo me appunto sono già dei big. Deliziose Gigliola e Stefania, io vi ringrazio per questi complimenti, ma adesso vi devo interrompere perché vi ero detto che ci sono le giurie. Semmai riprendiamo il discorso in un'altra occasione. Grazie a Gigliola Cinquetti. Stefania invece resta con noi perché poi intervisterà altri.